a questa manifestazione senza sapere di che cosa si trattava. Questo slogan, vaffanculo, mi sembra che racchiuda bene tutto quello che si può pensare. Vuoi andare al vaffanculo day? Sì. Si può dire vaffanculo sicuramente alla corruzione. L'informazione è un tema sicuramente legato alla corruzione, perché se tu non lo sai che quel politico è corrotto, se non se lo fanno parlare come se niente fosse in tutti i talk show, i cittadini lo sanno e lo scambiano per una persona per bene. Io ho preparato a dimostrazione della mondezza dell'informazione che si trova in Italia un piccolo corsivo che però leggo perché non ho fatto in tempo a imparare la memoria, voi mi perdonerete perché... Allora, grazie. Allora, accendendo un telegiornale qualsiasi, quello che ci aspetta è una faccia che assomiglia sempre di più a un modello o una modella, che ci saluta, dice buonasera e per esempio dice... Questo c'è di nuovo uno scontro sul decreto legge Boccelli, detto legge Brodo. Domani le votazioni, il Premier chiede compattezza. Dopodiché parte un servizio che ripete esattamente le stesse identiche parole che ha detto lo speaker, con in più le interviste cosiddette che dicono il Premier ha detto efficace per la compattezza che è. Il portavoce dei DS dichiara un momento difficile ma non dobbiamo drammatizzare. La Margherita un passo avanti senza strappi traumatici. Per Rifondazione si tratta di una battaglia sulle teste dei ceti già indeboliti. Per i Verdi un'ennesima vergogna. Per l'Italia dei Valori è necessario andare in fondo. Per i socialisti un'apertura. Per i radicali vergognoso il modo in cui il portavoce di Forza Italia chiede le immediate dimissioni del Premier. Per AM una legge che favorisce i clandestini. Per l'UDEUR una trappola. Per la Lega un gesto criminale. Per l'UDC si tratta dell'ennesimo tentativo di bloccare la crescita del Paese. Questo collage surreale di slogan cretini ce lo chiamano informazione pluralista.